cucchie. Vediamo che si dice. Ecco quindi un nuovo video con le 10 tendenze beauty più belle per questo autunno. Ma prima lasciami un like e iscriviti al mio canale. E se non vuoi perderti nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguimi su Instagram, mi trovi come Ele Petrella. Sigla! Espresso Makeup e Cacao Eyes, nonché ispirati ai toni intensi del caffè o della cioccolata calda. Sarà che i primi freddi fanno venire voglia di coccole. Si tratta di Smoky Eyes che esaltano al massimo lo sguardo. Si realizza la base sui toni del marrone con gli ombretti e si intensifica la parte finale degli occhi con la matita e il pennellino sottile, sia sopra sia sotto. Facile da realizzare, dopo quella decina di tentativi, insomma. Ombre Lips. Se siete alla ricerca di volume e definizione alla bocca, per contro le ombre lips fanno al caso vostro. I lati e i contorni sono decisamente più scuri e il centro è più chiaro. Glossy o no? Sullo stile delle Cherry Cola Lips di Kylie Jenner, per realizzarle bastano due colori differenti per matita e rossetto. L'effetto può essere delicato se si scelgono due tonalità poco contrastanti tra di loro, oppure più intenso e modaiolo se vengono utilizzati due toni molto diversi. Labbra a cuore e rossetto rosso. Un grande classico, un must have, una tendenza quindi irresistibile. Decisa e provocante, la bocca a cuore si crea delineando bene o enfatizzando ulteriormente l'arco di Cupido con la matita. La nuance che rispetta il trend deve essere audace e grintosa. Consiglio! Scegliete un rosso leggermente più freddo se volete che i vostri denti sembrino più bianchi. Che poi questa punta di rosso sarà anche uno dei colori di tendenza più forti per questo autunno. Lascia un like se vuoi un video sulle tendenze colori. Sopracciglia, effetto laminazione, praticamente all'insù. Che poi vogliate farvi direttamente il trattamento semipermanente o affidarvi semplicemente a un buon gel trasparente o un mascara per sopracciglia fissante, poco importa. Ciò che conta è che non siano spettinate e che donino un effetto liftante all'intero ovale. No, non si tratta di cambiare forma, ma semplicemente di styling. Però no, alte come lupo lucio, no. Capelli milk tea e caramello. Il primo è il classico colore del tè allungato con un po' di latte. Pertanto un beige intenso e cremoso che si declina sui capelli con un balayage che comincia più caldo in radice e diventa a mano sempre più freddo. Praticamente cenere sulle estremità. Un buon compromesso tra biondo e castano. Al contempo, chi preferisce le note più speziate può rifarsi con i capelli caramello. Il modo più trendy per illuminare le chiome che amano i toni più focosi. Blunt Bob e Long Bob. Eh sì, al di là dei veri corti e dei veri lunghi, sono i tagli medi i veri protagonisti di stagione, nello specifico i caschetti. Se il blunt bob non supera il mento, lasciando così il collo scoperto, il long bob, detto anche lob, arriva fino alle spalle. Entrambi molto cool e di carattere, possono essere adattati alle forme dei visi e alle texture dei capelli. Ammetto, ci sto seriamente pensando. Frangia XXL. Eh sì. Sto seriamente pensando anche a lei. O forse sto semplicemente pensando ad un cambio look? Piena, aperta a mo' di tendina, lunga, lunghissima. Sulle passerelle a momenti copriva gli occhi. Il fatto che sia estrema però porta con sé un grandissimo vantaggio. Se vi doveste stufare, è da mettere in conto, impiegherà meno tempo nel diventare un ciuffo laterale da sistemare anche dietro l'orecchio. Cinnamon Nails. Praticamente cannella. Un marrone intenso, leggermente aranciato, che si presta bene su chi non può fare a meno delle unghie lunghe, ma che è perfetto anche sulle più corte. Una tonalità calda e sofisticata da provare sia sulle mani sia sui piedi, in quanto non crea difficoltà con nessun outfit. Ah, sì, come colore si presta anche alle nail art, anche se non so in quante le facciano ancora. Micro French e Milky Nails. Comfort Zone con French Manicure in miniatura, quindi non un centimetro di bianco ma una righina sottile sottile, e unghie lattiginose. Il Micro French dà il suo massimo su unghie corte dalla forma arrotondata, nel più classico bianco ma anche in nero, colorata o oro. Un'indicazione per il bene delle estetiste. Se intendete farla, annunciatelo quando prendete appuntamento, perché potrebbe servirvi più tempo del solito e rischiare così di mandare all'aria tutti i loro impegni. O potrebbero mandarvi loro non esattamente all'aria. Le Milky Nails prevedono invece un rosa lattiginoso o un bianco latte con top coat lucido o pearlescente. Questo potete deciderlo anche last second. Leather Nails. Infine, per chi ha bisogno di un twist più strong nel proprio look, le unghie di pelle. No,
Non mangiate fino al rivelare la pelle, quanto più nere, effetto pelle, opache o lucide come fossero vernice, sicuramente d'impatto. Possono essere molto eleganti. Ecco, forse non lunghissime però. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda, scrivetemi nei commenti. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili.